su Instagram. Vediamo un po'. Verifica connessione in diretta. Eccoci qua. Ci dovremmo essere in entrambe le parti. Ok. Buonasera. Vediamo. Ok. Perfetto. Vedo che su Instagram qualcuno si comincia a connettere. Buonasera, ragazzi. Ok, non vedo niente su Facebook. Ok, ragazzi, se ci siete su Facebook qualcuno mi faccia un cenno, qualcosa, perché non riesco a capire se sono effettivamente in diretta, eh? Ciao ragazzi, benvenuti. Ok, anche su Facebook forse comincio a vedere qualcuno. Vedo solo le visualizzazioni, però non riesco a vedere i commenti. Ora aspettiamo ancora un secondo, tanto è presto. Siamo ben 5 minuti in anticipo, come al solito, come consuetudine. E quindi, insomma, direi che ok. Sì, non vedo i commenti, ragazzi, su Facebook, però comunque mi sembra. Ok, forse sì, dai. Sì, ci siamo, ci siamo. Ok, perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Ci siamo, ci siamo. Mi sembra che ci siamo da entrambe le parti. Buonasera, buonasera ragazzi, sorpresa, sorpresa stasera, siamo inaspettatamente in diretta, doveva andare registrata, ma lo sapete che quando riusciamo cerchiamo sempre di provare a garantirvi le dirette, per cercare, insomma, non so se effettivamente per voi è un regalo, comunque sappiamo che la diretta c'è questo scambio comunque. Che è carino sia per noi sia probabilmente per voi. Ciao Alessio, ok, ci siamo da entrambe le parti, cioè, ho la conferma effettiva. Ok, quindi diciamo che se riusciamo la diretta sicuramente sappiamo che vi piace di più e quindi cerchiamo di garantirvi la diretta. Ottimo, bene, quindi stasera ci ritroviamo qui. Cosa andiamo a fare? Allora, per chi ci segue e che ci ha seguito anche nelle ultime settimane, ciao Ale, ciao ragazzi, ciao a tutti, quelli che mi stanno salutando e anche agli altri, facciamo la lezione di Easy Tone. Allora, non credo che ci sia nulla da spiegare, la conoscete ormai, ha cominciato Luca, la sto portando avanti io, è una lezione dai contenuti semplici, non a caso Easy Tone. E niente, quindi questo non significa che sia una lezione, come dico sempre, poco efficace. Gli esercizi sono assolutamente efficaci, gli esercizi sono allenanti, ma semplicemente la differenza è che i contenuti, la difficoltà tecnica magari è semplicemente minima, cioè comunque sono più semplici e comunque nel tempo andremo magari anche a complicarla un pochino. Poco, però rimarrà sempre una lezione easy, ok? Quindi allenante, divertente e semplice. Meglio di così, direi che non si può chiedere. Allora, vi dico più o meno la struttura della lezione, tanto che aspettiamo ancora qualcuno che si connetta e aspettiamo l'ora bella precisa per cominciare. Allora, facciamo una parte di riscaldamento un pochino cardio, però assolutamente senza salti. Appunto, nelle lezioni easy non mettiamo jump, non mettiamo salti, proprio per permettere a tutti di poterla fare in qualche modo, no? Di poterla eseguire senza problemi, problematiche di schiena, eccetera. Quindi, prima parte comunque con un'attivazione leggermente cardio, con questa parte in musica che vi faccio. Ripeto, non è una coreografia, è una cosa semplice, ok? Se riuscite a seguirla in musica bene, se no basta che comunque vi manteniate attivi, vi continuate a muovere, proprio perché ci serve, se no, proprio per come fase di riscaldamento. E attiviamo un pochinino il cardio, ok? Da lì cominceremo poi a fare i nostri esercizi, che per lo più sono appunto esercizi di tipo analitico su vari gruppi muscolari, lavoreremo sulle gambe, sull'addome, sulle braccia e andremo a fare comunque un lavoro globale, semplice e completo. D'accordo? Bene, direi che tanto mi posso cominciare ad alzare e preparare le cose. Tanto voi cosa dovete preparare? Il vostro tappetino, stavolta ce l'ho, ce l'abbiamo fatta, dopo mesi siamo riusciti a comprare un tappetino, quindi abbiamo il tappetino. Se
Se no anche l'asciugamano va bene, noi siamo andati avanti per mesi con un asciugamano e basta. Ciao Claudia. E niente, e quindi poi una bottiglietta dell'acqua perché comunque fa molto caldo e vi consiglio comunque di averla sempre a portata di mano e voglio due pesetti, ok? O il pesetto, leggero, assolutamente manteniamoci su il chilo, chilo e mezzo, massimo 2 kg direi, a meno che non siate particolarmente allenati, perché comunque il nostro scopo non è fare forza, ma comunque lavorare su tante ripetizioni, d'accordo? Quindi pesetto leggero o una bottiglietta dell'acqua, quindi bottiglietta dell'acqua piccola, piena o pesettino, quello che avete. E si parte, d'accordo? Ci mettiamo in piedi, ora i pesettini li mettete via perché c'è tutta l'attivazione cardio, eh? E ripartiamo anche oggi. Allora, non badate la truzzaggine del primo pezzo, ma mi gasava e non ho voluto metterlo. Così, per partire così. Tanta roba, aspettate che abbasso perché forse così è eccessivo. Ci sei?
Subito la gamba. Apri. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e step touch. 4, 3, 2, di nuovo. Solo 4, Subito circonduzioni. 4, 3, 2, 1. Gamba destra su. Vai. E subito qua. Ancora uno. So. La destra apri. Step touch. Ok. Lo voglio tutto da capo. Te lo ricordi? Braccio avanti. E sale su. 4, 3, 2. Leg car dietro. 4, 3, 2. Ginocchio su. So. So, so, l'altro, qua, quello che abbiamo appena fatto, attaccalo, la gamba destra, apri, bam, bam, step touch, ok, ancora, 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 dai che ci scaldiamo, sale, fuori l'aria, so, ginocchio, bam, mando, giralo, gamba destra, apri, step touch, ok, come va? Rimani qua, respira, vai giù e sali, ancora, oh, prendi bene aria, e qui, mantienimi lo step touch, ci sei? Com'è andata? Non fermarti, mantieniti attivo con lo step touch. Che ora cominciamo con i nostri circuiti. Ok? Ole. Da qua, guarda, scendo, piano, piano, piano. Salgo, 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 ancora. Piano, piano, piano e giù. Lentamente. Attivo bene le mie gambe e sto qua. Ok. Fase di riscaldamento conclusa, lo sentite? Appena appena, ma è quello che ci serve a noi per iniziare il nostro lavoro. Mi prendi un pesetto, ne voglio solo uno. Continua lo step touch, cerca di non fermarti e mantieniti attivo. Guarda l'esercizio, andiamo a fare 4 esercizi sulla destra e 4 sulla sinistra. Peso nella mano destra, gambe aperte. Faccio un movimento di busto bello frontale, vado a fare questo e torno. Ci sei? Andiamo? Giù, lento, salgo, ancora, 2 e ancora, 3, piega bene, fletti e stendi, andiamo, 4, sali, movimento lento e controllato, 5, 6, 7, ancora, come va? Niente di difficile, cerca di tenermi il busto frontale, ancora, devi cominciare a sentirlo muscolarmente, è vero che è lento ma lo devi sentire, vai giù più che puoi, e sali, l'ultimo, salgo, step touch, qua, facile facile, abbiamo cominciato ad attivarci, attiviamo anche il nostro braccio destro, le gambe si fermano all'altezza del bacino, la mano sinistra è sul fianco, il palmo della mano è rivolto frontalmente, vado a fare una alzata laterale, su, completa, ci sei? 4, 3, 2, partiamo, salgo, scendo, ancora, lento e controllato, so, ancora, senti che pezzo, sali, sali e scendi. Ancora, ancora, dobbiamo sentire la nostra spalla.
sei? Guarda me, scendi con me quando te lo dico io. 4, 3, 2, partiamo, andiamo. 2, 3, 4 sali e scendi, giù.
andata. Bene, no? Ci siamo attivati. Gambe e braccia. Andiamo giù sul tappeto. Tappetino, metto più dietro in modo che mi vediate meglio, eh? Così non leggo neanche gli insulti. Il pezzetto lo mettiamo via. Andiamo a lavorare in quadrupedia. D'accordo? Quindi mi metto sui gomiti. Qua. Ci siamo? Ok, così mi dovreste vedere. Da questa posizione, solito lavoro di analitico su tutto il gluteo. Quindi vado a spingere verso l'alto la mia gamba più forte che posso. Sei, vieni, andiamo. Fuori l'aria, eh? Vai. Ancora. Sette. Sei. Spingi bene su. Quattro. Tre. Due. Non lo senti ancora, vero? Mi fai piccoli, piccoli. Piede a martello verso l'alto, eh? Piccolino, piccolino. Ancora. Ancora un giro. 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, me li fai grandi, vai, spingi su, vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, devi sentirlo, Come va? Lo comincia a sentire il cacchettino? Sì che si sente, dai! Ci siamo quasi, Me li fai piccolini, aiuto! E vai su, piccolo! Che calore! Ancora! Solo questi! Due, uno, Poggia giù il ginocchio, scarica un secondo il sedere. Perché mi rimane su questo lato, andiamo a fare un altro esercizio. Nel frattempo guarda come sono bella abbronzata! Coloratissima! Fa caldino, Ci rimettiamo in posizione, rifacciamo l'esercizio ma con la gamba tesa. Sei, vieni con me, Tanto che ci sei, rimettiti in posizione. Aspetto la musica. 3, 2, 1, parte, andiamo. 7, ora. 6, se puoi, piede a martello. 4, 3, 2, subito piccolini, Piccolo. Gira più corto. Ancora. Andiamo lungo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, piccolo, su. Piccolo martello, su!
Ora guarda in
5, 6, metti la dita alla scapola quando vai dietro, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, scendi e step touch, riattiva le tue gambe, andiamo a vedere l'altro. Ok, andiamo a fare un rematore, bloccata sulle gambe, vai, spingi dietro i gomiti, vai, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, salgo. Ok, finora mi sembra tutto semplice, poche ripetizioni e tutti separati, guarda anche quest'altro esercizio, sei di nuovo giù, sei giù, vai ad aprire, lavori sul deltoide e sul dorsale, vai, vieni con me, ora, fuori l'aria. Apri bene queste braccia, vai, vai. È diverso, l'avanzata laterale che abbiamo fatto all'inizio. Lavorano un altro tipo di gruppo muscolare, E qua, step touch. L'ultimo esercizio che vi chiedo è una combo, gambe e braccia. Andiamo a fare i bicipiti, ma li combiniamo al nostro squat. Vieni con me. 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e step touch. Com'è andata? Penso bene, no? Facili e separati. Ora cosa facciamo? Li mettiamo insieme. Meno ripetizioni, ma proviamo a fare una sequenza unica. Tu prova a venirmi dietro, gli esercizi sono gli stessi, li conosci già, ok? Ti parti dal primo, dall'alzata laterale. Vieni con me, andiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, preparati per il secondo e spingi su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, andiamo col terzo, apro e chiudo, andiamo, 2, 3, 4, 5, bene i gomiti su, 7, bam, scendi giù, vai col rematore, 7, 6, 5, sei piegata leggermente col busto, 3, 2, dalla stessa posizione, vai e apri, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bam, vieni su, vai l'ultimo, ancora, 4, 3, 2, 1, e step touch, com'è andata? Bene? Come ti arrivano dopo, Quindi spero bene. La rifacciamo? Dai, a me è piaciuta. Dai che ci serve, andiamo. Sempre in sequenza lunga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ti ricordi? 8, porta su, su. 2, 3, 4, 5, 6,
andata. Bene, continua, continua con lo step touch tu, non ti fermare. Facciamo altri due giri, ma più corti. Solo 4 ripetizioni per esercizio. E abbiamo finito con le braccia. Ci sei? Vieni con me, Respira. 4, 3, 2, andiamo. 4, 3, 2, sali, su. Apro e chiudo. Piede a martello e vieni a
avanti con la gamba, come se volessi dare un calcio in avanti, ma lo fai lentamente. Dovresti sentirlo parecchio. Vieni con me. Sali. E vai. Due. Torna. Tre. Torna. Quattro. Ancora. Cinque. Ai, ai, ai. Sei. Sette. Mi fai l'ultimo? Otto. Torna qua e portami giù la gamba qui in avanti in modo da scaricare tutta la parte del gluteo e della coscia. Oh, tutto bene? Lo facciamo dall'altra parte, eh? Quindi cambio il lato e riparto. Siamo? Andiamo subito! Qua, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, me li fai piccoli? Piccoli. In avanti e ritorno, ci sei? Andiamo insieme, eh? 4, 3, 2, vai lento, eh? Qua, 1, 2, piedi a martello, eh? 3, 4, ancora, 5, 6, 7 ed ultimo, porta la gamba qua, appoggiala e scarica. Come andiamo? Si sente, eh? Il lavoro di prima e il lavoro di adesso. Direi che le gambe ora le lasciamo un attimo stare. Ok, ci riprendiamo un secondo, spero che state bene, e andiamo a lavorare invece sull'addome. Come va? Siete vivi? Tutto a posto? Ok, bene. Allora, andiamo a lavorare sul nostro addome. Un lavoro semplice, d'accordo? Anche qua. Facciamo tutti degli esercizi separati e proviamo a combinarli insieme. Venite giù con me. Esercizi semplici, eh? Lavoriamo sui crunch. Quindi lavoro su tutto bene il retto dell'addome. Le gambe sono piegate e rimango qua. Ok, le mani sono dietro la testa e parto crunch semplice, eh? O così, o se vuoi le gambe me le tiri a tavolino. Andiamo, salgo, 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, apri bene, 4, 3, 2, guarda bene, rimani qua, non mi fai, 1, 2, 3 e scendi, sono tre molleggi su, ok? Ancora, 3, 2, 1.
mia. E stai giù. Ok. Primo esercizio. Secondo, andiamo a lavorare sull'obliquo. Attiviamo l'obliquo. Dalle mani dietro la testa, vado a toccare il ginocchio opposto. Ti chiedo solo questo, Fuori l'aria, andiamo. Qua. Cominciate proprio a scaricare la schiena, scarichiamo la schiena del nostro, il nostro addome anche, quindi portiamo le nostre gambe qua, fuori bene l'aria e vai, proprio bene, schiaccia bene le ginocchia contro il tuo petto, inspira ed espira,
Allungami la gamba sinistra e piano piano la gamba destra me la porti su. E la tiri bene verso di te, eh? Una bella trazione verso di te. Inspira ed espira. Cogli bene l'aria. E cambia la gamba. Mi pieghi di nuovo la sinistra e me la porti su. La destra è stesa invece. Tira bene la tua gamba, vai, vai. Fuori aria, eh? Ritorna alla tua respirazione naturale, eh? Senti? E qua. Con caldo e lentamente vieni su e ti ritrovi seduto. Da questa posizione le gambe larghezza del bacino, i piedi a martello e vai giù a prenderti le punte dei piedi. Se ce la fai, vai giù quanto riesci, inspira, butta fuori e scendi. Tira bene le gambe perché hanno lavorato tanto, eh? Facili, esercizi facili ma efficaci, l'abbiamo detto subito, eh? E piano piano vieni qua. Guarda, la gamba destra la metti dietro ad ostacolo, te lo faccio vedere da qua, e se riesci cerca di andare dietro a stirare bene la parte dell'adduttore, ok? E qua. Se ce la fai, scendi giù sui gomiti e tira. E me lo fai anche dall'altra parte, eh? Qua, ad ostacolo per bene e scendi giù. E se ce la fai, come prima, scendi giù sui gomiti. Tira. Inspira ed espira, eh? Torna su lentamente, riprenditi con le tue gambe e come al solito le porti vicino al tuo sedere e con le mani ti aiuti a salire. Se ce la fai, un bel full squat qua, se no sali subito, eh? Sciogli un attimo e qua, bene lentamente, sciogli il rachide e snocciolami la schiena bene verso l'alto, molto lentamente, eh? L'ultima cosa che sale è la tua testa. Andiamo a stirare un pochino le nostre braccia, tira bene verso l'alto, le spalle sono belle basse, porta dietro, qua, tira, ancora, dai che abbiamo finito, sciogli bene, e qua, fammi bel respiro, e fuori, ancora, fuori l'aria e voglio l'ultimo e stop. Eccoci qua, finito. Com'è andata, ragazzi? Spero che sia andata bene, che vi siate comunque divertiti, allenati in maniera, ripeto, semplice e efficace. Mi piace questa formuletta per l'Easy Tone, direi che funziona, quindi esercizi semplici tecnicamente, però come sempre andiamo a lavorare bene in area analitica su varie parti del corpo, quindi abbiamo fatto comunque una lezione completa, una lezione di total body, no? Quindi direi molto 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 bene, ok? Io niente, vedo che comunque come orario ormai ci siamo, allora vi ricordo l'appuntamento di domani con il nostro Flow, con Luca, che assolutamente vi aspetta numerosi, e vorrei sapere poi come al solito come è andata con la challenge, stavolta era un po' più semplice, grazie Franci, grazie davvero di cuore, grazie Evelyn, anch'io ti adoro, e niente ragazzi, quindi fateci sapere come è andata con questa challenge, fateci sapere i vostri risultati della challenge, perché noi ci interessano, noi vi sfidiamo sempre con questa roba strong, e ci divertiamo un sacco a vedere comunque se vi piace, se non vi piace, se comunque siete riusciti a farla, se vi hanno preso per pazzi mentre facevate i push up in mezzo alla strada e queste cose qua che sono sempre simpatiche, però insomma chi si allena con noi è ganzo, quindi assolutamente le può fare decisamente. Quindi niente, quindi vi ricordo i vari appuntamenti ormai per finire ormai la nostra settimana insieme, domani mi raccomando il nostro Flow e sabato, e niente, un saluto enorme a tutti e ci vediamo
e ci vediamo presto, o registrata o in diretta, comunque ci vediamo presto, ormai ci sono anche io purtroppo nel calderone, no purtroppo no dai, per fortuna anzi, io sono contenta, quindi un bacio a tutti e buona serata, bye!